Torna Bimbi in piazza, siamo arrivati alla quarta edizione a San Nicolò a Tordino. Eccoci, torniamo con la quarta edizione di Bimbi in piazza San Nicolò a Tordino, una piazza bellissima che negli altri anni ha portato in piazza tantissimi bimbi e i sorrisi di tantissimi bimbi, e torniamo con un calendario più ricco. Ci siamo, come si dice, allungati un pochino nell'arco della settimana e quest'anno partiamo praticamente dal mercoledì 12. Ci tengo a dire che quando partiamo, partiamo alla grande, perché partiremo con una sfilata che partirà dalla ex scuola Carlo Febbo e ci porterà in piazza Progresso. Sarà un momento divertentissimo, ma anche simbolico, perché vuole in qualche modo segnare la rinascita di una zona, di un'area che è quella della ex Carlo Febbo, su cui si è speculato tanto, ci sono stati tantissimi progetti, e noi partiremo da lì in senso simbolico per arrivare in piazza con la musica dei Murga Sassò, con una parata di tutti i bimbi che ci verranno a trovare, e una volta arrivati in piazza apriremo gonfiabile e daremo l'inizio alle danze, se vogliamo. Il programma sarà molto lungo, perché poi mercoledì 12, come tutte le serate, avremo anche la musica live della Jolly Roger Band alle 22, poi giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16, ogni giorno avremo tantissimi eventi, ne dico solo qualcuno. In tutte le giornate ci sarà l'area giochi con i gonfiabili alzati, in cui qualunque bambino potrà giocare gratuitamente. Ci saranno una serie di iniziative, musical, spettacoli, ci sarà il mago, ci saranno saggi di spettacoli di associazioni musicali come Blu Incanto, ci sarà il Mago Ares, ci saranno esposizioni di disegni per quanto riguarda la scuola materna, insomma tantissime cose. C'è da dire che quest'anno gli sponsor hanno fatto un lavoro più grande di quello che hanno fatto l'anno scorso, perché la società, la SD San Nicolese, ha fatto un lavoro più grande di quello che abbiamo fatto l'anno scorso e hanno in qualche modo sponsorizzato con forza giornate specifiche. Ad esempio mercoledì 12 giugno è stato adottato da Edil Fabi, il 14 sarà Woman Space che finanzierà le iniziative di quella giornata, il sabato 15 Freedom, che è una scuola di musica che fa di ballo, che fa tantissime iniziative e porterà i propri artisti in piazza, e domenica 16 Bulli e Belli ed FP Parrucchieri sponsorizzeranno la giornata e ci sarà una bellissima sfilata di bimbi che l'anno scorso ha avuto un successo fantastico. Quest'anno si è inventata una passerella lunghissima che passerà attraverso la piazza e ci permetterà di portare i bambini, insomma, di farli vedere a tutti, anche i più lontani, perché l'anno scorso eravamo tantissimi e qualcuno non ha avuto la possibilità di vedere, ma quest'anno vedrete tutto, quindi veniteci a trovare. Il tempo a quanto pare sembra essere positivo e sicuramente ci accompagnerà, e quindi che altro dire, le iniziative sono tantissime, ci sarà tutto interamente gratuito ovviamente, saranno stand gastronomici dove si può mangiare e bere, ed ogni sera per i più grandi uno spettacolo di musica live. Avremo il giovedì 13 Bim Bum Bam, che è una cover band, se vogliamo, di Cristina D'Avena, e fa quindi tutte le sigle di cartoni animati. Il 14 i grandissimi Tequila e Montepulciano Band. Sabato 15 una band tribute dei Queen, che si chiama Queen Forever, sulla scia del successo del film che quest'anno è dato la grande. E domenica sera, dopo la sfilata di Bulli e Belli ed FP Parrucchieri, ci sarà il Gianluca Piernunzi Quartet. Ecco, io sono Gianluca Piernunzi che suonerò domenica sera, ma fino a domenica sarò in piazza per presentare tutti questi eventi e tutti questi ospiti. Quindi questo è quanto. C'è altro che vi incuriosisce, chiedetemi pure.